Eccoci. Buongiorno, anzi buonasera a tutti quanti. Stavo dicendo che oggi avevamo in mente di dare una restituzione rispetto al nostro tema sulla fase 2. Ebbene sì, insomma ci avete raccontato in tante come è stata per voi questa fase 2 e partiremo un po' da questo, no? dai vostri racconti, da quello che ci avete portato voi. Ma allora, devo dire che tanti ci avete raccontato di essere usciti in quel periodo e tanti di voi hanno rivisto i famosi congiunti, hanno rivisto le persone significative, quindi parenti, nonni, zii, cugini, amici. Alla fine, tra l'altro, anche rispetto alla questione mascherina e distanziamento sociale, tutto sommato, insomma, ci avete raccontato che la siete cavata, nel senso che avete comunque preferito vedervi di persona piuttosto che vedervi attraverso uno schermo, no? Per quanto non sia stato semplicissimo, però, insomma, meglio la mascherina e il distanziamento sociale, però ritornare un po' in una dimensione carne ed ossa, no? Non tanto virtuale. Quindi, insomma, come ci aspettavamo, ci avete raccontato di tante cose belle, però ci aspettavamo anche che ci fossero delle difficoltà, ed effettivamente alcuni di voi ci hanno raccontato che, come dire, hanno deciso magari di non uscire tanto, hanno cambiato un pochino atteggiamento, no? Rispetto alle loro abitudini, rispetto a prima, quindi magari sono usciti molto meno di quanto si aspettavano e hanno avuto la sensazione di essersi un po' chiusi, no? Che effettivamente, come dire, ci siamo dette che è anche normale un momento come questo, anche perché effettivamente poi uscire non è stato così semplice, no? È vero che sono stati degli aspetti positivi, però è anche vero che tanti di voi ci hanno raccontato, come dire, di aver provato paura, timore, avete raccontato che magari alcuni facevano fatica a respirare, oppure qualcun altro ha avuto dei capogiri. Si è sentito un po' in ansia, insomma, non è stato proprio semplicissimo comunque riuscire nel mondo, no? Ed effettivamente queste sono anche delle sensazioni molto comuni, mi viene da dire, in questo momento, no, Elena? Perché in effetti è una situazione proprio un po' incerta, confusa anche a tratti. Assolutamente, infatti oggi, perché appunto io e la collega abbiamo anche riflettuto molto su cosa dirvi oggi, no? E la cosa su cui stavamo pensando è che in effetti ci troviamo di fronte a uno scenario assolutamente inedito. E mentre nella fase 1, come dire, era chiara la minaccia, c'era, sono state cambiate tutte le regole del mondo, questa fase 2 è un po' diversa, nel senso che è incerta, è confusa, non si sa ancora bene cosa si può, cosa non si può fare, molti di voi questo ce l'hanno raccontato, questo vale per tutti, nel senso che le regole sono meno chiare rispetto alla fase 1 e questo ha generato confusione. Allo stesso tempo però è normale avere ancora paura, nel senso che se nella fase 1 forse era più naturale poter dire questa cosa fa paura, adesso c'è qualche difficoltà in più, perché sembra che si stia tornando alla normalità, ma la normalità non è più quella di prima, è una nuova normalità. E la difficoltà anche è che sono cambiate le regole sociali. Infatti, proprio oggi con Vittoria ne stavamo parlando del fatto che la società stessa si basa su delle regole, su dei rituali, e quindi noi eravamo abituati ad alzarsi la mattina, andare a lavorare, andare a scuola, e c'erano tutta una serie di ritualità, dalla quotidianità, ma anche dalle cose straordinarie, come dalla malattia, come della morte, che sono state stravolte completamente in questo periodo. E lo sono ancora nel senso che ci sono delle nuove regole, bisogna imparare a essere sociali in un altro modo. E non per tutti è così immediato. E quindi quello che ci dicevamo oggi è che forse è normale continuare ad avere paura, perché comunque continua a esserci incertezza e indefinitezza rispetto alle situazioni. Allo stesso modo, diversamente da altre situazioni minacciose, è andato a mancare ciò che dà sicurezza sociale e quindi è normale che
tutti si abbia ancora un po' di paura, ancora un po' di timore. Detto questo, poi secondo me anche alcune persone che in qualche modo dicono no, non importa, perché poi in realtà sappiamo che ci sono anche molte persone che hanno continuato a uscire, a vedersi, e adesso forse fanno un po' come se nulla fosse successo. Forse quella è un po' l'altro lato, no, della paura estrema, la negazione, no, non è successo niente, è tutto normale, e forse, come dire, la cosa migliore è un po' dirsi, sì, è vero, un po' paura, ma forse ci sta. Sì, è vero, effettivamente riflettevamo sul fatto che nella famosa fase 1 forse era proprio più difficile, che si aveva paura, no? Invece in questo periodo che sembra di grande ripresa, dove ci si aspetta, no, che di essere, cioè gli altri probabilmente si aspettano da noi, che noi siamo esplosivi, felici, abbiamo voglia di uscire, che stiamo bene, che siamo contenti, è forse un po' più difficile, no, dirsi e dire agli altri, guarda, in realtà c'è un po' d'ansia, c'è un po' paura di uscire, no? Infatti in questo senso ci veniva proprio da ringraziarvi, no? Perché invece a noi l'avete raccontata questa paura e, come dire, per noi è stato importante, no? Sentire che si poteva dire di aver paura, anche perché, come dire, ci viene anche un po' da riflettere sul fatto che è soltanto dalla paura poi che uno può dimostrare tutto il proprio coraggio, no? E infatti in realtà nei vostri racconti ci è arrivato tantissimo anche il coraggio, la speranza, no? Perché, come dire, nel raccontarci che avevate vissuto delle difficoltà ci avete però anche portato il fatto che tutto sommato poi vi siete fatti forza, avete provato a gestirla, in qualche modo siete riusciti a superare, no, queste difficoltà per riuscire a godervi anche invece delle cose belle, no? E quindi sì, ci tenevamo un po' a fare un po' questo elogio alla paura, mi viene da dire, no? Che è qualcosa che si può dire e che è anche qualcosa che ci protegge, no? Nel senso che la paura non è soltanto una cosa negativa. Infatti qualcuno di voi ci ha raccontato che si sentiva come se fosse un po' in convalescenza, no? Quindi si sta un po' meglio, però non si è ancora guariti del tutto. E in questo senso ci viene a dire che la paura è anche protettiva, perché in effetti è vero che il pericolo non è ancora da tutto passato, no? No, poi pensavo che è proprio una bella metafora della convalescenza, perché in fondo tutti noi, cioè tutta la società è un po' in convalescenza. Le cose vanno meglio, ma non siamo ancora del tutto guariti e ci sentiamo ancora un po' fragili, ecco. Quindi mi piaceva molto. E quindi, assolutamente. Quindi è stato veramente bello e veramente importante, aver raccolto le vostre storie e le vostre esperienze. Ovviamente continuate a scriverci, a contattarci. Noi vi rispondiamo ancora, insomma. Vi mandiamo un saluto. Grazie ancora per aver condiviso le vostre emozioni con noi e la vostra fase 2 con noi. Grazie e buona serata.